Buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio la Camera di Commercio per l'invito e ben volentieri oggi faccio seguito all'intervento della collega che mi ha preceduto su quello che sono i problemi di contraffazione di diritti di marchio, con quello che invece è un altro aspetto importante quando uno decide di mettere in piedi o predisporre una nuova mascherina, cioè se può utilizzare delle immagini. E se può farlo, con quali limiti? Soprattutto dal punto di vista di diritto, considerare i diritti d'autore sulle eventuali immagini che troviamo poi sulle mascherine o tutele come disegni di artista e protezione come disegni. Allora, il mio intervento sarà abbastanza semplice, nel senso che coprirà il diritto d'autore e i disegni e i modelli, che sono le due varianti che servono a tutelare colui il quale decide di riprodurre sulla parte iniziale della mascherina, per capirci questa parte qua, un disegno che sia una riproduzione di un, non so, di un autore, piuttosto che una fotografia, delle immagini, oppure semplicemente dei disegni o addirittura un modello di mascherina che ha delle particolarità che intende tutelare. Benissimo. Iniziamo al copyright. Allora, in questa situazione, quando uno intende utilizzare sulla propria mascherina un'immagine, magari di una riproduzione di un famoso artista, ha il problema di capire se o no può farlo. Bene, ma in cosa consiste il diritto d'autore? Il diritto d'autore in Italia, come potete immaginare, ha delle norme di riferimento che la legge sul diritto d'autore è ormai del 41, ma è stata aggiornata in molte fasi. L'ultima è quella della direttiva sui diritti connessi nel mercato unico digitale, che qui non ci interessano. Tuttavia, a livello europeo abbiamo già avuto serie di armonizzazioni. Ma che cos'è questo diritto d'autore? Il diritto d'autore che è un istituto destinato a proteggere opere fortemente eterogenee, cioè opere letterarie, opere artistiche, musicali, creazioni. Bene, quello che attribuisce si può identificare come un fascio ampio di facoltà che vengono date all'autore di quella opera creativa. Bene, è difficile dire che c'è in questo momento una disciplina unitaria. Diciamo che a livello di concetto ci sono dei diritti che hanno un contenuto economico e dei diritti da contenuto personale, cioè i diritti a contenuto economico sono quelle facoltà che tutelano gli interessi patrimoniali legati alla creazione, quindi il diritto esclusivo di pubblicare, il diritto esclusivo di utilizzare economicamente un'opera dell'ingegno. Ma abbiamo parallelamente i diritti di contenuto personale, cioè il diritto morale dell'autore, cioè riconoscerci, essere riconosciuto come autore di quell'opera. Di solito, nel senso che a livello internazionale, italiano sicuramente, non sono trasferibili. E il problema è che non sono neanche completamente armonizzati a livello europeo i diritti a contenuto personale, mentre invece i diritti a contenuto economico si possono trasferire. Vedremo poi successivamente come avviene questo. Abbiamo poi un'altra serie di diritti che sono sempre considerati un po' i diritti minori, sono i diritti connessi al diritto d'autore. Sono diritti che, pur essendo legati al diritto d'autore, hanno uno specifico oggetto che sono collegati all'opera. Per fare un esempio, abbiamo il diritto d'autore come dire, sulla canzone, che è l'autore che ha scritto la canzone, poi abbiamo colui il quale in qualche modo fatto in performance quella canzone, e poi abbiamo ancora i diritti discografici, fonografici, che danno dei diritti per quella fascia alle associazioni fonografiche. Il copyright che cosa ha di pro e contro nei confronti di altri diritti di proprietà industriale? Abbiamo una protezione automatica per cui non c'è bisogno di registrazione. Nel momento in cui creo l'opera d'ingegno, io automaticamente ho il mio diritto d'autore. Cosa succede? Che questo ha un problema di prova, cioè è difficile, mentre per i brevetti, in quanto si deve passare attraverso una registrazione, nel copyright invece non c'è questa necessità per avere la tutela. Cosa significa? Che tuttavia che l'autore deve dimostrare poi in un giudizio quando intende esercitare i diritti connessi al suo diritto d'autore, deve in qualche modo provare di essere l'autore.
E in questo caso ci sono dei sistemi informatici, tra cui anche attraverso la WIPO, che consentono di determinare, di avere delle prove che consentono poi in tribunale di, avere una, di dimostrare che c'è stata la creazione da parte dell'autore. Non sono l'oggetto di oggi, perché invece l'oggetto di oggi è chiarirvi a voi che intendete magari produrre sulle proprie mascherine, come dicevo prima, delle immagini che sono o proprie oppure di un autore, capire come eventualmente comportarsi. Bene, l'oggetto della tutela del diritto d'autore sono le opere dell'ingegno umano, non sono le invenzioni, non sono le invenzioni, ma sono opere dell'ingegno umano. Cosa tutelano quindi il diritto d'autore? La forma esterna, che vuol dire la forma esterna, l'organizzazione delle idee, la forma dell'opera, sono parte di quello che è tutelato, altrettanto la forma di espressione. Quello che invece non viene tutelato è il contenuto, cioè la logica che sta dietro a quello che è la mia opera d'arte, la mia opera di ingegno, non viene tutelato il contenuto. La forma, per darvi un esempio più concreto, la legge d'autore, quando si dice che protegge la forma, significa che l'opera deve essere in qualche modo espressiva. Se si tratta di un'immagine di un dipinto è facile da determinare. Tuttavia, se si volesse in qualche modo stabilire che certe riproduzioni seriali su una mascherina sono, come dire, con delle posizionamenti particolari, ecco, questo tipo di ragionamento e di predisposizione di lavori su una mascherina non sono tutelabili col diritto d'autore perché, come ci insegna il caso Cracking Art, una concezione di una mascherina non può essere tutelata sotto il profilo del diritto d'autore. Sarà soltanto quello che è riprodotto sopra la mascherina. Ma andiamo a vedere quali sono i requisiti per accedere alla tutela del diritto d'autore. Il carattere creativo significa che per carattere creativo, quindi essere un'opera creativa, si intende quell'opera che è in cui l'autore rivede in modo personale la costruzione di quell'immagine. Organizzato, realizzato l'opera in maniera creativa, cioè da rispecchiare la propria personalità. Quindi vuol dire che non è necessariamente tutelabile col diritto d'autore solo le immagini nuove, cioè se io riproduco per fare un esempio, se io ho una mela, voglio riprodurre, disegnare una mela sopra la mia mascherina. Non è che essendoci altre opere di famosi artisti che riproducono nature morte delle mele, io non posso più farlo. No, quello che posso farlo è quindi riprodurre una mela, dargli la mia caratterizzazione, allora quella è la mia, e sarà tutelata la riproduzione della mela sulla mia mascherina con il mio diritto d'autore. Tuttavia, succede anche che spesso uno voglia rivisitare delle opere. Vedremo successivamente in che termini io posso rivisitare delle opere senza però ledere il diritto d'autore. Novità. L'opera non deve riprodurre in modo diretto, fortemente evocativo l'opera altrui. Ecco, questo è l'elemento che ci permette di dire che l'esempio di prima della mela riprodotta, penso che molti di voi conoscano quei famosi dipinti con un solo frutto. Bene, se io lo riproduco esattamente o comunque con delle piccole varianti che comunque richiamano l'opera precedente, allora rischio di avere una contraffazione di quello o un plagio dell'opera precedente. Tuttavia, se invece io riproduco in maniera personale quello che è l'oggetto, in questo caso la mela, allora io posso reclamare anche un diritto d'autore su quello che ho riprodotto sulla mascherina. Non ci sono requisiti di liceità, non ci sono requisiti di merito sul valore dell'opera. Quello che invece rimane è il valore artistico, ma riguarda poi la tutela dei disegni, che può accedere anche il diritto d'autore, ma lo vedremo successivamente. Allora, le opere protette del diritto d'autore, come molti di voi immagino, ci sono la scultura, la pittura, che qui magari non interessano, ma soprattutto il disegno, le incisioni, le arti figurative, i disegni, i quadri, per fare un esempio. Ma ci sono anche le opere fotografiche, o meglio, le opere fotografiche possono essere tutelate con il diritto d'autore, oppure, come dicevo prima, c'è un diritto connesso che valgono per le fotografie che si chiamano semplici. Ma allora, quando abbiamo una fotografia coperta dal diritto d'autore e quando invece una fotografia semplice?
Io ho provato a farvi degli esempi. Un esempio concreto è l'immagine che vedete di questa famosa ragazza afghana negli anni 80, a fine anni 80, ha vinto il premio Pulitzer, il giornalista che l'aveva fatta. Allora, per quell'immagine è stato riconosciuto il diritto d'autore. Perché? Allora, si considerano tutelate col diritto d'autore quell'immagine per cui abbiamo degli effetti ricavabili dall'apparecchio intervenendo sul soggetto, ad esempio giochi di luci, giochi di ombre, tagli particolari dell'immagine. Questo consente di dare alla fotografia un diritto d'autore. Tuttavia, è importante, ci possono anche essere dei diritti d'autore, la fotografia è tutelabile col diritto d'autore, quando c'è la capacità dell'autore di cogliere al volo determinate espressioni, atteggiamenti. Eccolo qua il caso di questa ragazza afghana. Purtroppo non ci sono delle linee guida, c'è una prassi per cui effettivamente quando si trasmette da parte della giurisprudenza dice che quando la fotografia trasmette a chi l'esamina un'emozione che va al di là della singola riproduzione, si accede al diritto d'autore. Quindi effettivamente diviene difficile identificare una linea chiara tra quello che è una fotografia col diritto d'autore è una semplice fotografia. Le semplici fotografie sono la mera riproduzione senza caratteristiche né nel tipo di foto, giochi di luce, oppure nel soggetto che è stato ritratto. Allora la cosa che rimane è un diritto connesso che consente di avere alcune facoltà in capo all'autore. Tradotto, se sulla mascherina io riproduco una fotografia, un'immagine, e questa ha intendo dire, una fotografia che io predispongo e in qualche modo la riproduco con degli effetti di giochi di luce, mi viene in mente con dei filtri, allora su quello io potrei reclamare il diritto d'autore. Se invece mi limito a dare una semplice riproduzione di un'immagine come una normale fotografia, senza nessuna particolarità, allora lì al massimo potrei avere un diritto connesso. Viceversa, se io prendo un'immagine come quella della ragazza afghana, che ha una certa particolarità come fotografia, c'è un rischio che ci sia una contraffazione. Abbiamo poi, nelle opere protette dal diritto d'autore, anche quelle che sono protette col disegno industriale. Tuttavia, in questo caso, ci deve essere un carattere o valore artistico. Vedremo dopo in cosa si tratta. Abbiamo detto che ci sono i diritti morali, l'autore ha il diritto morale che consiste nella tutela della personalità dell'autore. E quindi cosa sono? Il diritto di rivendicare e disconoscere la paternità di un'opera, il diritto all'integrità dell'opera, quindi opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modifica, con delle piccole eccezioni che tuttavia non rientrano in questo convegno perché parlano poi delle questioni degli architetti. Sono personali, questi diritti autore morali, imprescrittibili, inalienabili, irrinunciabili, sono illimitati nel tempo. Possono essere fatti valere anche dagli eredi, ma non sono trasferibili in morti causa. Questo. Allora, cosa c'è oltre? Ci sono i diritti patrimoniali di cui parlavamo prima. L'autore ha diritto di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale o derivato, nei limiti della legge fissati, che sono la riproduzione, la possibilità di modificarla, di riprodurla, di sfruttarla economicamente. Bene, questi diritti, che sono elencati nell'articolo 12 e seguenti, sono liberamente trasferibili, purché ci sia la prova per iscritto. E la cessione di più o uno o più esemplari dell'opera non comporta, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti d'autore. La durata di questi diritti patrimoniali sono 70 anni dopo la morte dell'autore e questi si trasferiscono agli eredi, proprio perché sono azionabili dopo la morte dell'autore. Ma allora, cosa succede in una situazione, ad esempio, molto che mi capita spesso nella mia vita professionale? Molti mi dicono: ah, ma io ho preso l'immagine, un'opera che in realtà aveva una licenza di copyleft o Creative Commons. Sì. Bene, ma in realtà hai guardato in cosa consiste quella licenza? Perché come potete vedere, spesso e volentieri quelle che sono delle Creative Commons o sono licenze copyleft non danno la possibilità in alcuni casi all'utilizzo commerciale. Tradotto,
Se io voglio creare sulla mia mascherina, utilizzare un'immagine o un'opera d'arte che sia in qualche modo riconosciuta dall'autore come essere parte per licenza copyleft, devo capire se io, ad esempio, ne posso fare un uso commerciale. Per fare un esempio, nella slide che qua vedete, c'è per alcune di queste ipotesi di licenza, c'è anche il diritto di farne un uso commerciale, per altre no. Quindi è importante quando si individuano delle opere che eventualmente si considerano che siano coperte da licenze copyleft, capire se la licenza a cui aderisce quell'opera comprende anche l'uso commerciale o meno. E qui in questa tabella potete utilizzare per capire quando utilizzate il materiale, se lo potete usare anche a fini commerciali. Importante altrettanto se la potete modificare o meno. Ma allora andiamo invece all'ultima parte. Violazione del diritto d'autore, o meglio, cosa succede quando io utilizzo l'opera di un altro? Bene, quello che io posso incorrere è in una contraffazione o in un plagio. La contraffazione è lo sfruttamento dei diritti economici che abbiamo visto prima, cioè di riprodurre, di sfruttare economicamente, di dare licenze. E ciò avviene attraverso l'appropriazione di elementi creativi preesistente dell'opera tutelata da un differente soggetto. Quindi io prendo un'opera di un altro, in qualche modo, ad esempio, la modifico in parte e ne ricavo un'utilità economica. Bene, quella è una contraffazione. C'è poi il plagio, che è l'attività di riproduzione totale o parziale di elementi creativi con attribuzione della paternità. Io dico questa opera è mia quando in realtà era un'opera di un altro. Attenzione. Presuppone l'illecita riproduzione di un'opera altrui che viene al tempo stesso attribuita a un soggetto diverso dell'autore. Il plagio può consistere in una riproduzione non creativa, totale e parziale, non dico una scansione, ma quasi, dell'opera originale, ma anche riproduzione di un'opera altrui in cui ci sono varianti che in realtà non idonee a rendere la seconda opera, quella che ho fatto io, una riproduzione autonoma, cioè io in realtà quelle modifiche che inserisco sono più che per dare una creazione ulteriore, sono per camuffare una contraffazione. Tanto è vero, sono due concetti molto simili, plagio e contraffazione, tanto è vero che si parla spesso di plagio e contraffazione, cioè in quelle opere che sono modificate e c'è anche una riproduzione molto forte nella seconda opera della prima. Quando invece si prende i casi in cui c'è l'opera precedente, viene senza modifiche utilizzata da un soggetto terzo e questo soggetto terzo se ne attribuisce la paternità, abbiamo proprio un caso di usurpazione. Ma allora, quando è che non c'è non c'è né contraffazione né plagio? L'idea altrui che è usata in una diversa interpretazione, rappresentazione. Vi dicevo prima, il copyright tutela la forma espressiva, cioè come io esprimo un concetto su una tela, non è il fatto di riprodurre una mela, ma è come la mela viene riprodotta, che viene tutelata dal copyright. Significa che io la stessa mela la posso riprodurre cambiando però quello che è la modalità di rappresentazione. In questo modo si crea un diritto d'autore diverso, che non è in contraffazione. Posso tuttavia in qualche modo riprendere quella precedente, ma deve essere un ricordo tale per cui sul ricordo si innesta la mia opera creativa. Va bene. Ad esempio, è il caso del punto 2. Non c'è violazione del diritto d'autore quando vengono organizzati in modo nuovo elementi già appartenenti al patrimonio culturale comune e susciti in chi lo osserva diverse sensazioni. Quindi io prendo la mela, prendo la pera, le riproduco in maniera diversa, allora io ho un diritto d'autore mio. Se invece riprendo quello che era l'idea con una parte della rappresentazione, cioè i colori o quant'altro, allora c'è il rischio che io violi il diritto d'autore. Bene, questo erano per il diritto d'autore che copre le opere d'arte, i quadri. Ci sono però anche un problema che non è di diritto d'autore, ma che è molto vicino, quello dell'immagine. L'immagine in sé di una persona. L'immagine in sé di una persona, ad esempio, è il caso di una immagine di un successo di una showgirl che viene usata per pubblicizzare un prodotto. Bene, allora,
Il diritto d'autore mi dice che la divulgazione dell'immagine senza il consenso interessato è lecita soltanto se in quanto risponde a esigenze di pubblica informazione, cioè se io ho necessità di riprodurre l'immagine di una persona per motivi di cronaca o di articolo di giornale, posso farlo. Quando invece ha risvolti e fini meramente pubblicitari, è necessario invece il consenso. In sintesi, l'uso non autorizzato dell'immagine di una persona è illecito se ha come unico fine un fine di pubblicità commerciale. Allora, in questa situazione, il consenso, come lo posso prendere? Consenso si può prendere anche sotto forma di implicita, tacito, ad esempio partecipare ad un provino in cui vengono riprese le proprie immagini, allora si dà anche il diritto all'utilizzo della propria immagine. Tuttavia, il mio consiglio è meglio avere una buona liberatoria a condizione che sia ben strutturata. Altro aspetto, io ho il diritto, ho l'autorizzazione a usare l'immagine. Ma questa autorizzazione è sempre revocabile? La risposta che ci dà la giurisprudenza è sì, perché è un diritto personale della persona in particolare, è sempre revocabile, quindi anche se lo metto nel contratto che lo cede in maniera definitiva, no, è sempre revocabile. Cosa mi rimane a me che ho ricevuto il diritto a utilizzare l'immagine che poi mi viene revocata dal titolare di quell'immagine? Ho un diritto al risarcimento del danno, eventualmente. Con questo abbiamo finito il discorso copyright, il discorso dell'immagine. Andiamo invece a vedere un'altra tutela, quella dei disegni in modelli. Disegni in modelli si trova invece che nel diritto d'autore, si trova nel diritto industriale. Abbiamo degli articoli 31 e 44, abbiamo un'armonizzazione europea che è più avanti rispetto a quella del copyright. Ma andiamo a capire i disegni in modelli, come li cosa consistono. Allora, il disegno, il modello tutela l'aspetto esteriore di un intero prodotto industriale. Possono essere disegni bidimensionali, quindi riprodotti sulla mascherina, oppure anche tridimensionali, cioè qua non si vede, ma può essere la struttura in qualche modo di come si presenta la mascherina. Bene, devono essere nuovi. E cosa sono nuovi? Disegni o modelli sono, come dire, non è identico ad un disegno modello anteriore alla presentazione della mia data della mia registrazione. Quando è che sono identici i due modelli? Quando si differiscono solo per i dettagli irrilevanti. Quindi deve avere un'impressione generale diversa ed è questo il secondo carattere. Il secondo requisito, carattere individuale, novità, non essercene un disegno identico precedente. E avere un carattere individuale, cioè suscitare un'impressione generale diversa rispetto a quelli precedenti. Ma impressione generale da parte di chi? Dell'utilizzatore informato, cioè non è il consumatore medio. Per fare un esempio, nel caso delle automobili, che qui vedete riprodotto in un'immagine, è l'utilizzatore informato, non è il perito. Quello che riteniamo importante è, come utilizzatore informato, è ad esempio, dicevo prima, non il perito, non è il consumatore che compra la macchina, ma ad esempio il lettore informato di quattro ruote. Bene, l'impressione è una modalità percettiva di tipo istintivo emotivo, quindi non si va a vedere il dettaglio. Per fare un esempio, si è riconosciuto al Tribunale di Torino una contraffazione del disegno della panda da parte della Great Wall che vedete sulla destra, in quanto l'impressione generale suscitata dall'utilizzatore in formato medio, quindi quello che legge quattro ruote, come riproduttivo del disegno tutelato della panda. Cosa si intende? Allora, dicevamo prima che deve essere nuovo il disegno, ma quando è nuovo? Quando succede, io posso in qualche modo prima farlo vedere, in qualche modo trasferirlo, farlo vedere a terzi, perché magari devo farlo vedere ad un'impresa. Certo. Ci sono delle situazioni in cui, anche se il disegno viene predivulgato, si parla di predivulgazione, non si perde il diritto alla registrazione. Allora, quando lo comunico a terzi, sottoposto a vincolo di riservatezza, cioè se io vado in un'impresa perché voglio produrre le mie mascherine con il mio disegno, faccio sottoscrivere un accordo di riservatezza e allora a quel punto io non perdo il diritto quando andrò a registrarlo. Ad ogni modo, le divulgazioni avvenute per abuso, in questo caso ai danni dell'autore,
di nuovo, io ho fatto l'accordo con l'impresa, l'impresa in qualche modo divulga quello che è il contenuto del disegno della mia mascherina, io non perdo il diritto se lo faccio nei 12 mesi precedenti. Allora, questo periodo di grazia viene a tutelare tutte quelle divulgazioni accidentali o in violazione dei diritti, degli impegni presi nei primi 12 mesi. Allora andiamo a vedere che cosa ottengo. Io, a differenza del copyright, ho due strade. Una è la registrazione. Allora, legittimati sono l'autore del disegno. I diritti sono di utilizzare economicamente il disegno, di vietare ai terzi di utilizzarlo, come avviene per i marchi, i brevetti e quant'altro. L'estensione della protezione riguarda solo quelli che non hanno un'impressione diversa e la durata è di 25 anni, di 5 anni prolungabile fino a 25. Tuttavia, a livello europeo c'è anche un'altra tutela, che è quella per i disegni non registrati, che quella a livello comunitario abbiamo, scusate, quella di registrazione che equivale a quella italiana, sostanzialmente, ma c'è anche quella per i non registrati, che dura solo per 3 anni. Cosa succede? Questo è fatto per quegli ambiti, soprattutto la moda, in cui non si sa bene se alla fine il disegno riprodotto sul mio capo d'abbigliamento durerà più di una stagione. Allora si decide che per evitare costi eccessivi per la registrazione uno comunque possa avere una registrazione come disegno e modello, ma questo per un periodo limitato di 3 anni dalla prima immissione in commercio. Divulgazione, scusate. Andiamo all'ultimo aspetto fondamentale. Ma il diritto i disegni e i modelli si possono accumulare col diritto d'autore? Sì, in alcune situazioni è possibile, perché tutelano due cose diverse. Allora, la tutela dei disegni copre tutti i disegni e i modelli che, pur non essendo copie esatte, trasmettono all'utilizzatore informato la medesima impressione generale. Il diritto d'autore, invece, è una particolare forma espressiva. Questo consente alla giurisprudenza di riconoscere due piani di tutela diversi, che si possono anche sovrapporre. O meglio, è più frequente che uno dica: io utilizzo il mio disegno e modello, lo tutelo e lo difendo sotto il profilo disegno e modello. 25 anni, perfetto. Alla scadenza dei 25 anni io posso tutelarlo sempre con il diritto d'autore e proseguo fino a 70 anni dopo la morte dell'autore. Bene, ma ci sono dei requisiti? A livello italiano, oltre un disegno, ciò che è tutelato come disegno e modello, per poter essere tutelato anche col diritto d'autore, è necessario che abbia un carattere creativo o un valore artistico. Sostanzialmente si dice che deve questo valore artistico, cosa consiste? Nel fatto che l'opera del design sia anche riconosciuta a livello generale come un'opera, come dire, un'opera d'arte, quindi essere esposta nei musei, essere esposta e avere delle rappresentazioni grafiche in gallerie d'arte, per fare un esempio. Questo è indice del fatto che non è solo un disegno, ma è anche un'opera che è riconosciuta, a cui è riconosciuta una valenza come di creatività e di opera artistica. Ma per fare un esempio, è il design, il diritto d'autore. Allora, la pubblicazione sulle maggiori riviste del caso Tunchi all'inizio non veniva riconosciuto il diritto d'autore. Successivamente abbiamo avuto anche la tutela autoriale di Thun. E questo è perché? Perché si è tenuto conto del fatto che in esposizioni di fiere, cataloghi, a diffusione monomarca, il valore di mercato può essere in qualche modo anche integrato come valore creativo. C'è un riconoscimento. È il fatto solo che, come dire, l'opera sia un'opera che nasca come un'opera industrial design non significa che poi non abbia un valore artistico. Nel caso di Thun, il caso dei Monbut, i Monbut li conoscevate, avevano la loro forma caratteristica, disegno e modello, tuttavia, proprio per il fatto che sono diventate particolarmente iconiche come espressione del disegno, del design italiano, sono diventate anche oggetto d'arte. Esposte in musei per la nuova arte contemporanea, ebbene, sulla base di quello hanno ottenuto anche loro un riconoscimento come diritto d'autore. Questo è vero fino a ieri in maniera così chiara. Di nuovo le cose sono destinate a cambiare, perché la Corte di Giustizia, in un caso che si chiama G-Star Kaufman, che riguardava due produttori di jeans, ha sostanzialmente detto questo valore, il valore artistico, o meglio,
Il caso riguarda una situazione nata, una controversia in Portogallo. Il Portogallo ha un requisito per far accedere i disegni e i modelli ad una tutela autoriale simile alla nostra, e la Corte di Giustizia ha detto che non è necessario ulteriore, cioè la legge, il diritto d'autore non è necessario chiedere un valore artistico o qualcosa di più. È necessario che ci sia l'opera creativa nei termini che vi ho detto prima, identificabilità dell'opera come un oggetto in modo preciso e oggettivo ad un determinato soggetto. Nel momento in cui è tutelabile come opera creativa, non è necessario che ci sia questo valore artistico, anche se era un disegno. Vedremo se questa sarà l'impostazione con la giurisprudenza che continuerà nel prossimo periodo, e su questo poi avremo magari degli aggiornamenti successivi. Con questo concluso, vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio ancora la Camera di Commercio, il Laboratorio Chimico, i colleghi precedenti, in particolare la collega Truffo, con la quale abbiamo finalmente concluso questa doppia relazione e che spero possiate poi apprezzare in un successivo momento. Grazie. Grazie.